La Fano dei Cesari tornerà dall'8 al 14 luglio prossimi, ancora più splendente della prima riedizione dello scorso anno. La Proloco di Fano non dorme sugli allori, ma anzi le corone d'alloro saranno l'ornamento che campeggerà nelle strade del centro per caratterizzare la settimana che celebra la romanità della città della fortuna. Dopo l'esordio in grande stile che ha segnato il ritorno della manifestazione per i fanesi più partecipata e coinvolgente di sempre, anche quest'anno gli organizzatori hanno programmato una settimana intensa di eventi. Prima del ritorno dello scorso anno riecheggiavano spesso, però tra i giovani e meno giovani, i fasti del passato, delle sfilate, dei costumi, del trimalcione e quindi del divertimento e dello spirito di fazione che serpeggiava in quei giorni a far gara tra le fazioni a chi sfoggiava il costume più ricco, la sfilata più numerosa. E la misura di quanto questo evento fosse rimasto nel cuore dei cittadini e dei turisti dell'epoca lo si è avuto proprio lo scorso anno, quando i dubbi tra gli organizzatori se era stata una felice idea rispolverarla, se la gente avesse risposto e se il clima fosse stato il medesimo, sono stati poi spazzati via in un sol colpo nel vedere le migliaia e migliaia di persone presenti e anche le centinaia di cittadini in costume romano sfilare sotto la Porta Augustea. E quest'anno si replica non senza novità. Quest'anno la ricostruzione di una lavanderia, ma anche un ulteriore punto civile vicino Corso Matteotti, dove prenderà posto la Casa dei Gladiatori. Quindi un altro aspetto veramente da venire a vedere, ad osservare, perché sarà veramente curato nei minimi particolari. Cerchiamo di far crescere la manifestazione perché siamo consapevoli che serve crescere dal punto di vista culturale, dal punto di vista mediatico, perché quando i turisti verranno qui a vedere la manifestazione, vedranno l'identità della città. Questa manifestazione ha mostrato subito, inequivocabilmente, che può essere annoverata tra gli eventi promozionali della Regione Marche. È uno spettacolo da far godere i turisti che sono sul territorio, ma anche un modo per promuovere Fano e le Marche affinché i turisti vengano in questa occasione a trascorrere le proprie vacanze nella città di Fano. Al rinnovato Pincio poi sarà dato il compito di accogliere e contenere i tanti visitatori che arriveranno espressamente a Fano per assistere alla manifestazione. Su questo c'è un lavoro importante, la manifestazione sta crescendo, lo scorso anno è stato un grande successo, quest'anno penso lo sarà ancora di più perché si aggiungeranno sempre cose nuove. Per cui siamo veramente contenti, soddisfatti, ma un grazie va anche a tutti quei soggetti perché questa è una manifestazione di tutti. Fanno un fortune. È la nascita, è la nostra origine e deve essere di tutti, e su questo mi piace sottolineare che continueremo anche nella valorizzazione del nostro patrimonio storico romano, sulla quale sono previsti anche interventi in futuro.